Io vabbè, introduco, dico due parole all'inizio, ma soltanto poi per cedere subito la parola al nostro autore. E, beh, io ho visto il film ieri e sono rimasto molto colpito dal tipo di esperienza spettatoriale che un film come questo configura. Ne parlavamo anche prima. La mia impressione è che il film, come dire, chieda al proprio spettatore un impegno forte di fruizione, che poi però l'esperienza spettatoriale appunto restituisca anche tanto sotto vari aspetti che poi magari indagheremo. Però vorrei iniziare un po' il discorso dalla gestazione di questo film, perché poi alcune delle peculiarità di un film come questo proprio si comprendono bene se ci si addentra e si ricostruisce un po' il percorso di realizzazione, la gestazione che è stata anche piuttosto lunga, si dice da 4 anni, e che ha attraversato vari stadi, vari passaggi, ecco, fondamentali. Fra l'altro qui con noi abbiamo Livia Giunti, che è una delle promotrici della rivista I Quaderni del cinema Reale, che ha seguito poi questo cantiere, no, del film. Quindi, diciamo, sì, intanto... Beh, se vuoi dire due parole in anticipo. Mi aggancio a questo discorso per introdurre, ho lasciato anche delle cartoline, sì, perché con Alberto era iniziato tramite l'Associazione dei Documentaristi Toscani e il Festival dei Popoli, curiamo questa sezione che si chiama Panorama in Cantiere all'interno del Festival dei Popoli, in cui si presentano progetti in corso, quindi capitò 2 anni fa, se non sbaglio era 2 anni fa proprio, sì, in particolare Pinangelo Marino presentò questo cantiere sul film Tir di Alberto Fasulo pubblicamente, che è una cosa abbastanza inusuale, particolare, nemmeno tutti gli autori se la sentono di presentare pubblicamente i loro progetti in corso, quindi facendo vedere anche materiali di sopralluoghi, di girato, rimontato, quando ancora il film sta insomma cercando la propria direzione. E questo lavoro poi è proseguito, quindi adesso stiamo realizzando, c'è anche Francesco Andreotti che è l'altro curatore della rivista, questa rivista Quaderno del Cinema Reale, che è proprio dedicata in particolare a tutto il cinema documentario, ma non solo, infatti l'abbiamo chiamato Cinema Reale apposta, e questo film di stasera rientra proprio appena, se vogliamo trovare delle definizioni che servono, comunque rientra appena titolo in questa definizione molto ampia che abbraccia un po' tutti gli autori che si confrontano con il cinema, quindi con un mezzo, un linguaggio di rappresentazione della realtà, fortemente radicato però nella realtà. E quindi prosegue, perché la rivista uscirà a breve e presenterà una sorta di diario di lavorazione o comunque una presentazione proprio del processo creativo. Quindi mi interessa portare questo discorso perché ci interessa proprio parlare di qualcosa che di solito sfugge, quindi quelli che sono i processi creativi degli autori, tutto quello che c'è dietro a un film come questo, che è un po' anche un exemplum, se vogliamo, di una lavorazione molto particolare che oscilla continuamente tra la partecipazione diretta alla realtà e poi il bisogno anche di scrivere quella realtà e di trasformarla anche. Quindi passo la parola ad Alberto, che racconta un po' come raccontò già quel cantiere e approfondirà anche nella rivista come è nato questo film, quindi con tutti i passaggi dal documentario a film a soggetto a di nuovo immersione nella realtà. Poi. Grazie. Forse ci sono già delle domande dirette che possono aiutare un po' a partire. Tanto meglio. Se ci fossero magari le cose un po' più curiose. Oh. Nessuna domanda. Questo è un film che era nato come un documentario perché io ho fatto un documentario precedente, quindi la forma del documentario per me era la forma, come dire, naturale a cui pensare per realizzare un film.
Per me era importante a un certo punto lavorare su questo uomo, su questo camionista, su questo lavoro, perché mi rendevo conto che era un assurdo pensare a questo uomo moderno che in qualche modo, per mantenere la propria famiglia, i propri figli, lascia, no? La casa e come tanti altri lavori. Ma nel camionista questo era un lavoro ancora più vecchio di tanti altri, magari più moderni, e per cui questa lacerazione per me era una cosa da indagare. Quando ho cominciato a cercare il film, a cercare la storia, a cercare il protagonista, a cercare che cosa era giusto raccontare, ho scoperto che c'era un fenomeno in atto da 15 anni con la caduta dei confini europei, che la manodopera, ma poi appunto non solo nel camion, ma in tanti altri ambienti, anche nell'edilizia e via dicendo, c'era questo utilizzo della manodopera dell'est, che in qualche modo ha creato un dubbing in realtà sul valore del lavoro, sulla busta paga. E mi sono accorto che addirittura moltissimi emigranti montavano in queste cabine senza neanche permesso di soggiorno, perché non era neanche necessario, perché in fondo nessuno li vedeva. Cioè, gli fermava la polizia per strada e gli chiedeva la patente, non è che gli chiedeva il permesso di soggiorno, anche se appunto lavorava in un'azienda italiana, perché magari erano fermati, non so, in Austria, in Germania, no? Quindi era una cosa che mi ha subito un po', come dire, sorpreso, e soprattutto anche perché il fatto che un lavoratore dell'est parte e fa 800 km in macchina per arrivare in azienda, salire su un camion, cioè il sabato non può tornare a casa e ammortizzare quel costo, no? del viaggio per arrivare in azienda. E per cui si è creata una dinamica per cui questi lavoratori stanno su queste cabine 4 settimane, 5 settimane. L'estremo l'ho incontrato nella Manica una volta, che era un bulgaro che lavorava per un'azienda spagnola e lavorava 9 mesi continuativi e poi tornava a casa in aereo. Allora ho cominciato a sentire questa dinamica, per me molto interessante, no? Di qualcuno che si sacrifica per i propri affetti in fondo. E quindi ho cominciato ad andare nelle aziende di trasporto, a salire nei camion, a parlare con loro in qualche modo. Fin quando ho incontrato questa storia che avete visto sullo schermo. E Jelko è appunto un professore di matematica che poi, con la guerra nell'ex Jugoslavia, alla fine l'ha persa, perché è un croato, è finito in campo di concentramento, è tornato a casa, ha trovato 3 figli che lo aspettavano, con la moglie, e questo lavoro che in qualche modo non poteva neanche più pensare, perché non poteva permetterlo, non poteva garantirgli appunto un futuro possibile a queste figlie, no? Ovviamente era caduto un sistema con questa guerra, e quindi lui doveva pensare al futuro di queste figlie, e salire su un camion, emigrare e prendere 1.800, 2.000, all'epoca ne prendevano anche di più, 3.500, insomma erano dei soldi che... E accanto a Jelko c'erano cuochi, contadini, meccanici, insomma c'era tutta una generazione, tutto un mondo dell'est che veniva sacrificato per avere uno stipendio maggiore, insomma, per il denaro. Era il 2009 e lì su queste cabine cominciavo da loro a sentire la parola crisi. Erano molto fermi, erano in attesa, molto ansiosi, preoccupati di tornare a casa, di perdere anche quel lavoro lì. Insomma c'era tutta una dinamica che poi piano piano avevo bisogno anche di scrivere proprio per comprendere, no? Che cosa stesse esattamente succedendo. E a un certo punto mi sono innamorato di Jelko, mi sembrava molto interessante che
addirittura un professore, un insegnante, qualcuno che nella società ha un valore importante, no? Lasciasse il proprio posto, perché in qualche modo, come ho detto prima. E sono stato con lui nell'arco di un anno, vi ho fatto 6 viaggi da una settimana, 10 giorni, e sono arrivato alla fine che in qualche modo stavo per dire ok, adesso facciamo il film. Era sotto Natale, avevo deciso che l'ambientazione doveva essere natalizia, che era il massimo del consumismo, che era dentro questa crisi, che tutti, insomma, è. E invece mi sono reso conto che stavo facendo una violenza. Stavo andando sopra la persona semplicemente per raccontarla, no? E lui a un certo punto, era una mattina, erano le 5, bevevamo un caffè, e lui mi ha detto: sai, io non sono convinto di volere un film sulla mia esperienza qui. In fondo mi mancano 2-3 anni, la mia terza figlia si sta per laureare, io potrò tornare a casa e prenderò questi anni, questi 14 anni, li metto in una, mi ricorderò sempre, in una borsa di plastica nera e la butterò dal finestrino prima del confine, no? E allora lì ho capito che, certo, io potevo andare avanti con lui, no? Avevo ancora 2 anni, potevo forzarlo, potevo fare una bella intervista a lui, raccontare questa storia, eccetera, però ho sentito che in qualche modo questa cosa era un limite non solo da come documentarista, ma era un limite anche al film, perché il film doveva raccontare questo processo psicologico, no? Doveva raccontare questa lacerazione, e il posto migliore per raccontare questa cosa era quella cabina lì, e quindi dovevo stare lì. Il rapporto con la moglie, con i figli era fondamentale. E quindi ho deciso di lasciare, di prendermi questo rischio e di pensare alla finzione. Ovviamente dopo 4 anni di questo lavoro, insomma, ne sapevo, non avevo la patente, non guidavo, però insomma avevo fatto così tanti chilometri, ero stato così tanto tempo con loro che quando ho pensato a un attore, ho incontrato Branco, gli ho raccontato in qualche modo la mia ricerca e i miei traguardi. E gli ho spiegato che non potevamo lasciarle, cioè non ero disposto a mettermi a scrivere una commedia, ecco, ma ero disposto a prendere un rischio con lui di provare invece a fare un lavoro dentro la realtà con lui. E la sorpresa è stata che lui si entusiasmasse, ed l'altra sorpresa è stata che l'azienda dove io proprio ho sviluppato tutti questi anni il film, in qualche modo ha accettato, no? questa sfida anche artistica. Per cui è nato Tir così. E quindi quello che avete visto è qualcosa che è successo, che io ho voluto far succedere, ma che Branco ha vissuto in prima persona. E la scelta di come diceva lui, di non fare un film dove Branco si innamora, potevamo fare che Branco partiva da una classe, lasciava la classe, incontrava la moglie, lasciava la moglie, insomma, no? Faceva un incidente, no? Io non volevo assolutamente che lo spettatore uscisse da questo film dicendo: beh, tanto è una storia, beh, tanto è un film. Ma volevo proprio far provare a salire in una cabina di un camion e stare accanto e farvi provare o pensare quanto lontano è un camionista dalla vostra vita, no? E questo era il mio obiettivo. Adesso poi sono curioso di sapere se per chi no e per chi sì, ma comunque questa è stata la genesi di Tire. Naturalmente questo è un processo che ha richiesto più o meno 4 anni di scelte, insomma. Sì, io posso parlare, no, solamente per 4 anni. Volevo soltanto sottolineare un aspetto, poi non so appunto se qualcuno avrà qualcosa da dire a proposito di questo, e che prima, insomma, quando si stava parlando della gestazione,
è venuto fuori che questo è un film che è stato scritto e riscritto, no? Ora, la cosa è interessante perché forse magari chi vede il film non se lo aspetta, perché quando uno pensa alla sceneggiatura, no? In termini molto tradizionali e se vogliamo anche scontati, uno pensa alla sceneggiatura come momento in cui architetto la struttura con i suoi punti di svolta, il colpo di scena, e qui invece, no? C'è questo ripetersi del viaggiare senza soluzione di continuità, e però dentro questo flusso poi i drammi del protagonista crescono, evolvono, si consumano, arrivano. Ecco, questo mi ha colpito molto perché qualcuno magari, forse anche perché altri autori possono adottare un tipo di atteggiamento diverso rispetto a questo aspetto, può pensare che invece, come dire, tu abbia girato tantissimo materiale in modo quasi, non dico senza una prospettiva precisa, però così ad accumulare e poi dopo a posteriori, come dire, la sceneggiatura sia stata fatta in fase di montaggio, ecco, non so se è un'idea soltanto mia, ma forse davvero uno non se l'aspetta che invece sia così scritto il film. Ma se io ti dicessi che per avere quel camion di maiali lì fermo ho dovuto lavorare 3 giorni per averlo fermo 12 minuti, allora puoi incominciare a pensare che quella cosa lì è stata desiderata. Se poi ti dicessi guarda che nell'inquadratura lì vedi, se tu guardi e fai un running, ti vedi che quel camion lì inizialmente è vuoto, perché poi noi non ci hanno permesso di filmare i maiali al macello, e quindi io ho dovuto riscrivere, e non l'ho mai detto a nessuno, però lo dico qui. Allora capisci che io lì ho utilizzato il mezzo della finzione, no? Perché la realtà non mi permetteva di entrare, perché io non volevo fare un film di denuncia, crearmi una, cioè, potevo avere una telecamerina, mettere sì. Tutti gli aloni in faccia alle persone e magari non lo dico perché quello che volevo fare era un film invece dove cercavo di dare un punto di vista diverso sulle cose. Per fare questo ho dovuto ragionare molto su che cosa era giusto raccontare, no? E allora uno scambio di camion così è fuori legge. Bisogna avere un patentino speciale per portare i maiali. Però so che esiste. Allora, queste cose, poi perché ci sono i maiali? Perché l'azienda dove io ho sviluppato il film ha sia i frighi, quindi trasporta frutta e verdura, che animali. E il primo scarico che io ho assistito è stato proprio di maiali, che mi ha talmente impressionato, per cui quando giravamo e l'azienda mi diceva no, c'ho i tori, e dicevo no, voglio i maiali. I camionisti italiani che quando si soffermano Branco gli spiegano il motivo della contestazione, allo stesso tempo però gli danno da mangiare, perché è quello che simbolicamente stanno facendo, cioè tra virgolette gli italiani stanno alimentando, come dire, questa problematica che è presente. Sì, sì, ma sì, i maiali questo sono un forte simbolo dell'uomo. Dicono che ci sia un gene, no? Di sì, ultimamente diciamo. Quindi, in effetti, il fatto che non sembra scritto è perché è girato in modo abbastanza di improvvisazione. Ecco, io posso dire che i dialoghi non sono scritti, però i contesti sono tutti coordinati. Come? No, io l'ho sentita molto invece.
invece la scrittura. Per me poi il film. Scusa, di fondo non si sente niente. Anche perché sono senza voce. Che parlavo. Dicevo che io la scrittura l'ho sentita molto e ho trovato il film molto pulito, con una resa estetica molto forte, un impatto quasi drammatico, proprio per la pulizia, per la linearità, per questo flusso molto attento a non esasperare la drammaticità appunto di una situazione che è tale e restituirla, tentare di restituirla, e secondo me ci sei riuscito, tentare di restituirla proprio nella maniera più pulita possibile, più coerente a quel tipo di quotidianità e a un tipo di immaginario che in realtà noi non abbiamo come spettatori, almeno io non ce l'avevo per niente. Sì, non sei l'unico. Il 99% non ce l'hanno. Non ce l'hanno il 99%. C'è stata una proiezione con dei camionisti che tutti hanno detto: bisogna che mandiamo questo film ai nostri mogli, perché non ce l'hanno neanche le loro famiglie, perché quello è uno spazio dove nessuno li vede, quello è uno spazio totalmente privato. E quella vita lì non la vediamo neanche noi per strada, no? Anche se l'azienda può essere qui a dirci, perché è talmente schizofrenica che io, per seguirla e poterla raccontare, ho dovuto lasciare la troupe e da solo entrare, convivere con Branco in quella cabina, per cui potevo portarvi, no? Ma si sente un lavoro, certo, di ricerca molto forte. Certo. Però la drammaturgia di questo è totalmente scritta ed è stata poi in montaggio. Per me è l'ultimo momento di scrittura in cui si scelgono delle cose, no? Ad esempio, nella scrittura dove siamo andati a girare c'era la scena di partenza dalla moglie, no? Però come ho visto la prima versione, l'abbiamo immediatamente tolta, perché abbiamo capito che invece permettevamo allo spettatore di accedere a quell'immaginario, no? E poi noi tutti siamo abituati ormai a stare al telefono e a parlare con qualcosa che non vediamo, no? Allora in questo c'è ancora ricerca nel film, cioè continuamente interrogarsi quali elementi potevano essere potenziati dando semplicemente dei piccoli elementi durante il film, no? In fondo viene accennato nella prima scena che lui potrebbe essere qualcuno che è un professore, ma dopo ci passano 50 minuti che viene confermata quella cosa lì. Dentro questi 50 minuti si accede a un altro universo, no? Allora, questo ovviamente per dei film più di commedia o più, come dire, con ritmi, no? Anche di drammaturgia più incalzanti, dove non abbiamo lo spazio di riflettere che cosa stiamo vedendo, che cosa sta succedendo, non sarebbe possibile. E invece Tir è stato pensato proprio per questo, è una scommessa anche nella relazione col pubblico, cioè quello di dire un'inquadratura per 5 minuti di uno fermo lì che sta parlando con una moglie lontana, in cui, no? Cioè, io ho basato il film anche su queste cose qui. Potevo fare 750 inquadrature e restituire, no? E invece dicevano no, perché devono entrare, perché è una osservazione partecipata in qualche modo, no? E il montatore era arrabbiatissimo quando ha visto il primo materiale, perché diceva: non mi dai possibilità. E dicevo: non ti do possibilità se non puoi scendere. Invece noi possiamo scendere quando uscire, quando entrare da queste situazioni.
vado avanti. No, se vuoi, no, io poi non dicevo che io non l'ho sentito scritto, dicevo che mi piaceva sfatare quello che forse è un luogo comune, che il cosiddetto cinema della realtà sia un cinema poco scritto, poco, e che nasca da un grande lavoro soltanto in fase di riprese e poi dopo uno sfoltimento, un lavoro a prosciugare, ad asciugare, eccetera. Ma c'era qualcuno che voleva intervenire di nuovo, se non sbaglio. Ecco. Sì, dunque, a me è successo questo. Ho sentito la distanza rispetto alla storia che è stata raccontata, alla realtà di questo camionista così lontano, come giustamente avete detto da voi, per quasi tutto il film, anche se in certi momenti, quando c'è il vetro rigato di pioggia, così, invece tendevo un pochino a pensare a miei viaggi col treno, con l'auto, anche brevi, no? Quando si ha la sensazione che la vita non la puoi afferrare, che è dietro, che vedi indistinto così come si vede lì. Poi però a un certo punto c'è stato un cambio emozionale per me, dico, e che mi ha fatto anche coinvolgere molto, e anche forse stare un po' male in certi punti. Ed è iniziato dalla telefonata, con questa telefonata drammatica con la moglie, in cui lei continua a ripetere una stessa frase, non mi ha detto, e lui annaspa, non riesce a parlare, non trova le parole, non riesce a parlare, vorrebbe spiegarsi. A quel punto mi sono sentita lui, forse come donna in un certo senso razionalmente, magari mi può anche essere capitato, perché è una scena abbastanza realistica anche quella, di un dialogo fra un uomo e una donna che condividono un percorso di vita, diciamo. Però stranamente la mia emozione andava verso di lui, e dicevo che forse, pensavo che forse un po' tutti, anche se non siamo camionisti, in un certo senso lo siamo, nel nostro percorso di vita può capitare di essere così estranei agli altri, così come lui nel suo essere camionista. Poi è andata anche peggio la cosa, perché sono stata ancora più male al momento dei maiali, che trovo molto bello, forse è il senso del film, mi sono sentita loro, e mi ha colpito il momento in cui si vede l'occhio, quest'occhio piccolo, quindi sembra quasi, no, che forse contribuisce a farci sentire, noi tendiamo a identificarci con gli orsetti, con gli animali con gli occhi grandi, per motivi vari, a provare tenerezza, quindi l'occhio piccolo già penalizza il maiale, però quando con quelle grandi narici annusa la morte, perché sente, sa dove sta andando, insomma, e devo dire, veramente mi sono commossa, mi ha fatto stare male. Allora penso che forse il passaggio, non so se è il tuo che hai seguito lui dentro il camion, è che all'inizio si osserva, ma poi non può esistere un film di realtà che sia di osservazione oggettiva e distante. Alla fine non c'è differenza tra il film di realtà e il film di finzione. Dov'è la differenza? Quando io faccio una fantasia o quando sogno, è realtà e è finzione. E lo stesso accade qui, cioè si arriva a capire come siano, in fondo si diano la mano la realtà e la finzione, perché siamo distanti e poi si diventa lui e addirittura un animale di una specie che non si, che fra l'altro si vede mangiato nel panino, perché il panino è con la porchetta, se non sbaglio. Non ricordo se è una porchetta. Sicuramente maiale. Però. Sì, comunque condivido. Condivido quello che dici e sono contento che ti sia arrivato, perché vuol dire che allora posso continuare. No, io volevo fare un'altra considerazione in merito al percorso del film, che mi è sembrato molto in linea con tutti i documentari molti dei documentari degli ultimi 10 anni, cioè la generazione degli anni zero dei documentari italiani sono quelli appunto di legare, come dire, un elemento documentario, cioè documentaristico, a alcuni particolari di finzione, semplicemente perché, cioè, ha poco senso incasellare in qualcosa quello che vediamo, cioè un po' fine a se stesso, cioè un documentario è una commedia e bim bum bam. Mi viene da pensare ad altri esempi paralleli nella distribuzione al suo film, quale
Sacro Gra, appunto, oppure alle quattro volte di Fran Martino, dove c'è comunque, tra virgolette, un documentario, parliamo di documentari, ma in realtà poi c'è, ci sono molti elementi costruiti che poi danno la possibilità di far perno su quello che è il film e sul senso di quello che si vuol dire, insomma. Sì, sì. Fran Martino, insomma, dichiara che è un film di finzione le quattro volte. Sì, sì. Gianfranco dice invece che è un documentario. Il rapporto tra me, cioè, tra Sacro Gra e Tir sono rapporti totalmente opposti. Cioè, io ho preso un attore, sono entrato nella realtà, e Gianfranco ha preso la realtà e l'ha fatta diventare, e li ha fatti diventare attori, no? Adesso non è importante per me il metodo, è importante il risultato. Ovviamente Sacro Gra è un film corale, per cui, come dire, forse ha avuto meno bisogno di una drammaturgia lineare, perché dire una drammaturgia, insomma, avete visto, insomma, una drammaturgia lineare, mentre Sacro Gra comunque c'ha questi ritorni costanti. Sì, è un rapporto diverso col raccontare, no? Col raccontare le cose, per cui c'è una grande sempre immersione nella scrittura, nel rapporto con la realtà che si sta raccontando. In entrambi tutti questi film che hai nominato, insomma, ci sono dei lunghi momenti di sviluppo e di ricerca del film che si vuole o che si può o che si deve fare. Lo dicevo prima anche a loro, quanto sia importante lo sviluppo della prima idea, no? Per arrivare a un condensato. Lo dico perché se no, appunto, è più facile partire, filmare, poi a un certo punto arrivare al montaggio e cercare. Ma poi per me, insomma, è importante anche il risultato, poi che uno abbia un metodo piuttosto che l'altro. Sì, a proposito di questo, c'era qualcuno che voleva... Sì, io volevo, sì, però... Volevo semplicemente sottolineare una cosa, indipendentemente da questo discorso che ci porterebbe molto lontano su realtà e finzione, ma che è molto interessante. A me, ad esempio, il Sacro Gra non è piaciuto, mentre questo film è piaciuto. Al di là di questo, volevo parlare ancora una volta dello spettatore e sottolineare il fatto della sensorialità che è molto presente in questo film, non solo perché costringe lo spettatore in maniera anche molto disagevole, scomoda, a stare dentro quella cabina per la maggior parte del tempo, ma anche perché questa faccenda di sentire le voci senza vedere, no, la famosa, il fascino, il potere della voce di cui non si vede la fonte, sollecita tutta una serie di immaginazioni e di sensorialità particolari. Poi ci sono questi elementi degli odori, dei sapori, dei puzzi, degli odori cattivi che percorrono un po' tutto il film, sia quando loro mangiano, che poi mangiano spesso cose, insomma, cibo un po' spazzatura. Loro cercano di prepararsi qualcosa di buono, però si capisce dalle cose che fanno, che cucinano, che insomma è un cibo non, insomma, è penalizzante innanzitutto per loro mangiare così, no? E poi la moglie dice: allora puzzavi, il fatto di lavarsi, farsi la doccia, gli odori anche dei maiali, è tutto un universo sensoriale. Credo che questo sia stato consentito anche dalla costruzione del racconto e della stessa scelta della finzione. Diciamo che questo era il contesto. E diciamo che lui che si annusa piuttosto che la moglie, cioè, come dire, non so come dire, era uno degli elementi della realtà. E come
e andava ascoltato. E allora nel momento in cui uno si mette in ascolto, succede che gli elementi emergono, no? Questo secondo me arriva dal modo in cui io ho filmato e io ho scritto, e noi abbiamo scritto insomma in qualche modo, cioè quello di andare, tornare, rielaborare, andare, tornare, riverificare, andare, tornare, per arrivare poi al montaggio e asciugare, asciugare, asciugare e trovare che, come dire, lui che si annusa la maglietta è una cosa fondamentale perché fa il paio con 60 minuti prima quando lei gli ha detto ma come non ti lavi i puzzi, no? Allora questo corrispondere per segmenti, per punti nel segmento lontani, insomma sono cose molto minimali queste, però che se appunto le noti per me insomma è una grande soddisfazione, perché poi si rischia qui di entrare magari sulle cose che si dice, quindi sì, è vero, è un film che che cerca molto di darti degli elementi per entrare in quella realtà. Anche questo montaggio lento, no? Questo è un film che ha 270 tagli, il film che c'era qui prima ne aveva, posso dire, 3.000. Quindi ovviamente cioè, c'è qualcosa che accedi molto più facilmente e qualcosa che perdi. Ciò che perdi è sicuramente il fatto di stare dentro una cosa che ti porta, no? E ti guida e non sai dove stai andando e poi a un certo punto ti accorgi di aver fatto. Qui no, a un certo punto la sensazione è ma mi sto muovendo o no? No? Quindi, però sono molto contento che tu lo dica. Allora, io volevo dire due cose in realtà. Una che riguarda il film, che mi ha colpito molto, mi ha ricordato un film che ho visto sempre qui all'Arsenale, mi ha ricordato con una grande differenza, che è Las Acacias, non so se l'hai visto, immagino di sì. È una storia molto simile perché è la storia di un viaggio, però è un incontro tra personaggi. Il film mi è piaciuto molto quando l'ho visto, l'altro, te lo sto dicendo non per parlare di un altro film, ma per farti capire cosa mi ha colpito nel tuo. C'è un momento però finale in questo film, dopo questo viaggio, che avviene in camion, comunque anche questo, su un camion che trasporta Akash per l'appunto, e c'è anche i personaggi escono dal camion, cioè il camionista va a cercare quest'altra persona e sua figlia che ha accompagnato in questo viaggio. E lì si rompe tutto, secondo me. Nel senso che è una scena commovente, fatta molto bene, non è che c'è lieto fine, che questi gran scoppia l'amore, non è quello. Però si esce dal viaggio. In quel caso non era il camion, c'erano anche delle soste, altre cose. Però è il discorso del viaggio. E c'è un... È come se avesse interrotto una magia che veniva poi dalla realtà. Ecco, nel tuo film questa cosa non c'è, e sì, concordo con quello che ha detto Sandra e in generale con la sensorialità, col fatto di sentirsi dentro quella cabina e col fatto che appunto le distanze continuano a essere importanti, cioè i telefoni, tutto quello che vuoi, però poi diciamo alla fine lui è lontano e lei lo sente lontano, lei, i figli e chiunque altro. E poi volevo aggiungere un'altra cosa che invece riguarda una mia esperienza, cioè su un camionista che ha fatto un trasloco per me da Lisbona a Pisa, qui vicino, e questo camionista era polacco, una persona adorabile, viaggiava da solo, aveva viaggiato 14 ore di seguito,
Quando è arrivato voleva anche scaricare il camion, io l'ho messo a sedere, gli ho dato un panino, un bicchiere di vino, gli ho detto ti muovi da qui, e poi gli abbiamo detto dove andare a dormire, perché avrebbe dovuto arrivare alle 3 del mattino, cioè senza sosta. Cioè. E è successo un incidente, cioè ho perso una cosa in questo trasloco. Cioè una cosa è rimasta nel camion, perché lui era talmente stanco che non l'ha vista, ed era una cosa a cui tenevo immensamente, molto più di tutto il resto, perché era un disegno fatto dalla mia cara amica. Abbiamo chiamato la ditta, che ha detto, ah, risento lui, e lui dalla Polonia ci ha spedito questo disegno con una scrittura meravigliosa, e mi ha fatto pensare a questo personaggio professore che poi si ritrova a fare il camionista, e istintivamente come esperienza personale che non servirà a nessuno, però mi è venuto da condividerla e... Niente, quindi penso che tante di queste persone vengano da storie diverse, si siano ritrovate e sì, essere accusati appunto anche di togliere il lavoro, io capisco il discorso, però diciamo che lo ritengo un po' facile. Ecco. Niente, solo questo. Cioè, sono molto contento invece della tua testimonianza perché mi dà un punto in più che questo film è, nella sua semplicità diventa appunto si rispecchia anche la tua storia personale e quindi sono molto contento di questa cosa qui. La cosa del conflitto con gli italiani è un po' un effetto dell'Europa Unita e dell'incapacità in qualche modo politica di gestire questo fenomeno che adesso è partito relativamente da poco. Quindi, no, per me il fatto che lui non esca dal camion è proprio una scelta politica, cioè proprio di visione dell'uomo. E infatti, appunto, noi potevamo farlo arrivare a casa, riaprire l'immaginario di qualsiasi scrittore, sceneggiatore possibile, poteva trovare Goran, poteva non trovare la moglie, poteva... Ci sono, nelle cronache ci sono molte cose, insomma, lui poteva suicidarsi, insomma, ci sono mille cose che... Però non mi interessava accedere a questo, perché non volevo assolutamente, come ho detto prima, che fosse tacciato di un film. Mi interessava che lo spettatore uscisse e dicesse sì, vabbè, ho visto un film con una storia possibile. No, a me interessava proprio darvi una sensazione di aver incontrato qualcuno di molto, se vuoi, lontano, ma anche estremamente molto vicino e molto simile a tutti noi. Questa era un po' la mia esperienza. Sì, l'osservazione così di qualcosa che a me appassiona molto nel... Di là delle definizioni che servono, poi non servono, però a volte servono, del cinema documentario, proprio che oltre a aver conosciuto questa persona, Branco, che poi può essere emblema di tutti i camionisti, abbiamo conosciuto anche Alberto Fasulo, nel senso, forse, io la metto lì perché è una delle cose che mi appassionano di più ed è quello che differenzia il cinema tradizionalmente di finzione dal cinema documentario, il fatto che ci sia molta meno mediazione fra l'autore e la storia che si racconta, il fatto che ci sia un rapporto diretto, a maggior ragione nei casi come il tuo, in cui te sei stato anche operatore, cioè te eri, il cinema documentario molto spesso porta proprio le tracce del corpo che filma e della vita della persona, del suo modo di riprendere, del suo, quindi spesso a me si va a vedere un film, ci interessano, siamo curiosi di vedere una storia, di vedere gli attori, di vedere dei costumi, delle scenografie, ecco, nel cinema documentario quello che a me appassiona personalmente è ogni volta vedere dove si è infilato l'autore, dove proprio si è messo anche fisicamente e quello che ha sentito, perché in certe inquadrature si sente quello che ha sentito. È chiaro che anche nella finzione ci sono tantissime, però c'è un rapporto diretto e per me l'interesse, la sfida è vedere veramente dove si è cacciato questa volta questo autore. Questo è interessante, anche il film che abbiamo visto la scorsa settimana qua all'Arsenale, che era Dal profondo di Valentina Pedicini, che era a Roma, anche nel Festival di Roma. Anche lì c'è questo fatto, sono due casi un po' particolari perché lì c'era la miniera, qui siamo dentro un tir dall'inizio alla fine,
Quindi questo fatto di che il film porta le tracce fortissime di chi l'ha fatto, non c'è un meccanismo di mediazione di una troupe enorme o di tutto un apparato, insomma. Quindi se ci dici qualcosa anche proprio, perché poi tu sei anche fonico, quindi anche sugli aspetti proprio tuoi personali di come, cioè te l'hai vissuta quella realtà insieme a Branco, è un po' diverso che mettere in scena proprio un film tradizionalmente inteso. Sì, aggiungo anche che io sono il produttore primo di questo film, perché io ho il controllo totale del film. E questo perché per me è una ricerca che solo io posso dire va bene, è finita, o va bene, deve continuare. Se entro in delle logiche più commerciali, ovviamente non posso. Cioè, ci sono dei film in cui il regista non ha il diritto dell'ultimo taglio della scena, del montaggio. Per me sarebbe come se non scendessi il nome di mio figlio, non so come dire. E per me filmare è un atto che neanche rifletto come filmare, perché penso continuamente a cosa sto raccontando, a come lo sto vedendo, e per cui per me è un gesto, come dire, istintivo. All'inizio di questo film abbiamo incominciato a girare con un minimo di troupe, perché io non stavo nel camion, e quindi c'era un camper che seguiva Machi Branco, dove io dormivo, e c'era un fonico, un assistente e una ragazza che scaricava il materiale. Poi si sono lasciati, insomma, si dovevano lasciare, si sono lasciati, e abbiamo continuato pensando che era giusto, insomma, così potevo concentrarmi di più su quello che dovevamo fare. In realtà, dopo i primi 3 giorni, mi sono reso conto che io ero molto occupato a essere sicuro che dietro c'era il camper, che ci fossero, non so, perché un camion ha un'autonomia di, credo, 2000 chilometri. Adesso stavo pensando, perché ho più in mente le tratte che il numero di chilometri. E quindi un camper invece ce n'era per 400-500 km, quindi questo vuol dire che pur stando dietro ogni tanto dovevo uscire, fare benzina, rientrare, poi andare a fare una spesa, no? E poi ovviamente quando ci fermavamo loro avevano vissuto tutto il viaggio, per cui erano molto stanchi, e quindi mi sono reso conto dopo 3 giorni che era impossibile, e quindi ho mandato a casa tutti e sono rimasto dentro io, ho dormito con lui. E ho ridotto la mia valigia, ho ridotto l'attrezzatura, e ovviamente sì, è vero, non ho fatto una scuola, ma ho fatto molta gavetta in tutti i reparti, per cui diciamo che ho abbastanza il controllo di ciò che mi serve da portare a casa per portare a casa il film, no? Ci sono delle cose, ad esempio, che ho girato senza suono, perché sapevo che ci poteva, come dire, creare degli effetti che raccontassero quella cosa lì, che non è falsificare, è semplicemente che cosa mi serve oggi, qui in questo momento, per portare, cioè lui in primo piano, finale, che ci sia suono o no, il fondo è quello, no? Il fondo della strada, per cui che io metta uno girato, registrato 5 giorni fa o meno, non è che... Allora quello è per me avere il controllo, cioè sapere, avere la possibilità di dare la precedenza. Allora, di dare precedenza, se in quel caso è l'emozione dell'attore o la situazione dei maiali o altro, no? Ovviamente lavorando da solo non è che poi devo comunicare agli altri, lavorando in 2, in 3 ancora meno, certo 50 persone, e anche, penso anche ai rapporti, no? Cioè la realtà è la struttura del set, no? Quando ho lavorato in dei film in cui c'è la struttura del set era più grande della realtà, no? E allora ovviamente, cioè, mi sembrava che non potesse prendere respiro questa realtà e prendere corpo, no? E io invece, ecco, in questo penso
spesso a come intervenire, a come stare in relazione con la realtà. Nel film precedente che ho fatto, Rumore Bianco, che è un film su, non so chi, insomma, un film di 5 anni fa, che è un film che racconta la discesa del fiume Tagliamento, anche lì io mi sono messo in un viaggio in tre nell'arco di un anno, totalmente di osservazione, quindi di rapporto uno a uno, no? Sempre. Questo per me è fondamentale. Sì, no, volevo dire che in effetti, proprio per congiungere quello che dicevi tu con l'intervento prima di Sandra, mai come in un film di questo tipo si può dire davvero che come dire, l'autore ha guardato e qua si direbbe sentito, annusato, prima e per lo spettatore, no? Sulla densità proprio sensoriale, materica, infatti anch'io prima glielo dicevo, ero rimasto molto colpito. C'è un altro aspetto che forse va sottolineato e che ribadisce la capacità appunto di questo film di portare, di Alberto che l'ha realizzato, di portare fino in fondo le scelte compiute. Cioè il fatto che se si volesse anche qui ragionare in una logica di generi e generi di finzione, uno potrebbe dire che questo film, chiaramente poi non è così, per almeno nel mio parere, che questo è un film, è un on the road, no? Ci sono invece, c'è una differenza, ci sono delle differenze importanti, determinanti. Intanto la strada si vede poco, molto poco, e quindi si viaggia dentro questa, che a me sembrava veramente una capsula di sopravvivenza, con questo viaggiare senza fine, proprio nei due sensi del termine, cioè continuo, incessante, e senza, sì, ci sono chiaramente degli obiettivi, delle mete, ma è viaggiare senza fine, senza scopo, senza senso, perché così è una coazione a ripetere, che determina, mi sembra, almeno io nella mia esperienza proprio individuale di spettatore, ieri sera sentivo un forte senso anche di spaesamento, di smarrimento temporale. Uno degli aspetti per cui dicevo lo spettatore è anche sottoposto a un impegno, perché in effetti questa alla fine questo viaggiare dentro questa capsula si intravede qualche volta, come in quelle immagini che mostrano il parabrezza inondato dalla pioggia, si intravede la strada, ma poi è quasi un viaggiare cieco. C'è un forte senso di perdita di coordinate spazio-temporali, però appunto è uno di quegli effetti spettatoriali che determinano, secondo me, la peculiarità, l'originalità di questo film, e anche appunto il sottrarsi. Si diceva prima, non ci sono gli incontri, non ci sono gli imprevisti, quindi non c'è anche quella aneddotica o comunque quella serie, quell'episodica tipica del film on the road, che sicuramente rispetto alle aspettative comuni dello spettatore costituisce un problema, un elemento, se vogliamo, ingrato, fra virgolette, ma che però contribuisce invece potentemente a determinare l'originalità del film e anche dell'esperienza spettatoriale che lo accompagna, che lo sposa. Sì, se posso dire rispetto a questa cosa qui, ma questa è stata una scelta perché stavamo raccontando quell'uomo lì, quel lavoratore lì, no? Anche Branco è disorientato. Branco arriva lì non sapendo realmente che tipo di scelta ha fatto, no? Ma la impara sulla propria pelle.
Allora proviamo a immaginare se il film invece fosse stato che partiva dall'azienda e arrivava a Manchester e dentro questo viaggio succedeva tutto quello che è successo. Beh, voglio dire, non sarebbe stato coerente con quello che cerca di raccontare il film, cioè della presa di coscienza di questo uomo che effettivamente si accorge che sì, guadagnerà più soldi, però forse sta perdendo qualcos'altro, no? E quindi rimane lì a dire, cioè, adesso cosa faccio, torno a casa o rimango qui? Allora, ecco, quando dicevo sì è scritto, ma è anche continuamente riscritto, cioè nel cercare di arrivare alla storia, nel suo essere in contatto realmente col soggetto che sta raccontando, è nel momento storico che sta avvenendo questo, no? Se io avessi messo per ogni sosta dove eravamo, non avremmo mai avuto la percezione comunque di essere in Europa, ma avremmo avuto l'idea di essere, non so, a Pisa, in Germania, no? Tanti pezzi, non in Europa. Insomma, tutto questo è stato una scelta proprio per aiutare l'empatia con questo personaggio, che secondo me è alla base proprio del cinema e dell'arte in assoluto. Per me era molto interessante vedere come diversi elementi che sono viventi diventano in mercanzia, la mela, il maialo, l'autista, si diventano in mercanzia e tutto, anche i laboratori nella fabbrica, diventano. Per questa ragione è molto interessante la critica sociale a un sistema che funziona dove tutto è mercanzia. Sono d'accordissimo con quello che dici. Ormai siamo diventati parte di un ingranaggio molto più ampio. E quindi siamo lì a sostenere dei diritti dei lavoratori, che poi in effetti sono anche quelli coordinati su un tavolo, a contrattare qualcosa che poi anno dopo anno poi alla fine perde di lavoro. E però c'è questo macro sistema che siamo inseriti. Sì, 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 sono d'accordissimo. Sì, forse è una delle volte in cui più ho sentito l'idea delle merci davvero che attraversano l'Europa, appunto questi famosi fantomatici, qualche volta corridoi, no? Ecco, io ho sentito davvero l'idea di questa rete, che però poi è una rete anche di esistenze, oltre che di mezzi di trasporto e di merci, anche se poi appunto queste esistenze diventano, come osservava prima giustamente, se stesse una merce. Però ecco, l'idea di queste reti sarà poi che l'utilizzo anche dei navigatori in piccolo dentro questi schermi sembra rappresentare, no, questo movimento anche un po' spersonalizzato, perché il senso anche poi di smarrimento che appunto si accompagnava in questo senso. Sì, il film ha anche questa dimensione politica, sociale forte. Anche la perdita del giorno, ma era ieri, era oggi che dovevano consegnare. Ah, beh, sì. Questo. Sì, a proposito del fatto che sono cose venute in 4 anni di lavorazione, leggevo, e chiedo scusa se sono ignorante, nella scheda critica, che dice: la sceneggiatura aveva vinto il premio Solinas nel 2010 per l'intelligenza nell'interrogare il nostro tempo, eccetera, eccetera. Ecco, volevo capire allora in cosa questo film, queste riprese si sono aggiunte, ecco, a una sceneggiatura che qui è datata 2010. Ecco. Chiedo scusa se la domanda è no. Ignorante, non sono specialista. No, non è. Cosa ha detto? È un commercialista? Sono ho capito, sono un commercialista. No, sono un commercialista. No, nel 2010 abbiamo scritto la prima idea di film sul primo personaggio, che era un italiano,
si chiamava Douglas Newman, e abbiamo scritto, come dire, quello che ci sarebbe piaciuto raccontare, no? Anche qui l'abbiamo fatto, e anche qui comunque, rispetto alla sceneggiatura con cui siamo andati a girare col film finale, non è proprio aderente al 100%, perché è una continua riscrittura per me, anche lì sulla scena, no? Per quello Branco firma la sceneggiatura, l'attore firma la sceneggiatura anche per questo motivo. Non c'era in scrittura, ad esempio, la scena della doccia nella notte, però quello è una cosa che è successa, cioè lui a un certo punto, eravamo in Ucraina, aveva quella voglia lì e io gli sono andato dietro, no? Perché comunque lui viveva il suo personaggio e io perché non dovevo secondarlo. E quindi nel 2010 fu scritto la prima versione di film che fu premiata, e la motivazione, devo dire che no, ci sta benissimo anche in questo film. Effettivamente, comparando, e nel quaderno si parlerà molto di questa riscrittura continua nel film, andando avanti alla ricerca di fare il film, non è molto lontano. Alla fine, quello era un camionista italiano che perdeva il lavoro, andava in cassa integrazione, era proprio, se vuoi, dall'altro punto di vista, però è come se questo fosse il collega dall'altra parte dello stesso fiume, non so come dire. Io ho una domanda tecnica. Tecnica? Sì. No, c'ho una curiosità, visto che hai girato da solo e in un ambiente abbastanza stretto, così volevo sapere che genere di telecamera hai usato. Il modello? Sì. La Canon C300, e avevo delle ottiche fisse. Grazie. Prego. Dunque, la persona con cui dovevi realizzare il film, perché inizialmente il personaggio era questo italiano che hai detto, la persona, no? Anche il primo, poi però il film si stava assestando invece sull'altra storia, non mi ricordo come si chiama, il camionista che dicevi che poi alla fine ha deciso... Sì, che ha portato la storia poi. Lui ha visto il film. Sì, dico semplicemente questa cosa, che il camionista italiano, poi non abbiamo realizzato il film con lui perché Douglas è andato in cassa integrazione, non è più riuscito a trovare un lavoro ed è emigrato per l'Australia. Quindi quando è successo con Jelko, che in qualche modo era un altro abbandono, cioè non ero così proprio inesperto sull'idea dell'abbandono. E Jelko ha visto il film, quindi ha riso molto, e ha detto che Maki, che è un suo collega, è stato molto bravo e che era contento, cioè era contento in qualche modo. Poi, e non è che ho proprio scavato, sì. Ma è anche vero che il film, cioè, si distanzia moltissimo dalla sua vita in qualche modo, no? Cioè lui non ha mai dovuto trasportare i maiali, cioè, logico, lì entriamo nel simbolismo e si apre a un certo punto qualcos'altro, no? Quindi, però io di questo sono molto contento. Molto, che non sia stato, cioè che si sia aperto questo simbolismo un po' universale, un po' allegorico. Sì, devo solo aggiungere una cosa. Già il fatto che questo microfono è sopportato. Comunque, il fatto che c'è anche un elemento di suspense molto forte, trovo, a un certo punto, che è dato dal contesto e dalla situazione, non è... E nel momento in cui lui parla con la moglie, discute con la moglie, lui però deve anche arrivare in qualche posto, quindi diciamo, lui guarda Venezia, cosa sta succedendo, cioè lui
parla con lei, una cosa che per cui lui dovrebbe fermare il camion e dire vaffanculo tutto e parlare con lei, e invece deve anche continuare a fare questa cosa. Quindi hai da un lato queste due cose che già ti mettono un'ansia notevole, e senti, perché senti la sua di ansia, cioè il fatto che, e poi il fatto che dici è distratto dalla telefonata, sta facendo, ora succede, non che ti aspetti, però sai che può succedere, e in qualche modo senti che anche lui sa che può succedere. E l'ho trovato un momento molto molto intenso, non perché mi aspettassi che succedesse un incidente, ma perché sentivi quello che sentiva lui, insomma. Per fortuna non è successo per tutti e due a quel punto, no, ma anche per il film stesso, perché sennò sarebbe caduto su quella drammaturgia abbastanza normale, no? Invece in effetti in questo film non succede niente, in qualche modo qualcuno l'ha detto, no? Un po' cosa per film. In qualche modo è vero che esternamente non succede niente, e tutto succede qualcosa, però dentro, dentro però succede. Quindi non, se fosse successo un incidente... No, però... bastava evocarne la possibilità. Esatto. In questo, in quel momento effettivamente c'è forte. Se non ci sono altre domande, Francesco... Poco pubblico e sparpagliato, stasera ho fatto palestra. No, io dico questa cosa qui ora, perché penso se non la dico ora poi non te la dirò mai più, rischio anche di rimanere un po' antipatico all'inizio, ma sarà poi nella fine, nel finale sarà, penso, un piacere anche per te. Io sono... avevo nel 2001 iniziato un progetto sui camionisti di documentario. Io sono documentarista da tantissimi anni e penso che un documentarista quando vede i camionisti sia incuriosito per forza di andare. Quelle cose che hai raccontato, cioè proprio le ho sentite tutte quante. Ho iniziato con un'amica anche a fare un po' di riprese, quindi insomma mi sei stato parecchio sulle scatole. Quando sei venuto a Firenze, no aspetta, a Firenze a fare il cantiere e poi a Roma, soprattutto quando hai vinto al Festival di Roma con questo film sui camionisti. Io avrei fatto una cosa più corale, personalmente immaginavo di andare attraverso il baracchino, di farmi una 3 mesi in giro per l'Europa random, dove andavo a saltare, zompare da un camion all'altro alla ricerca di appunto di questa visione di merci che circolano, che va, però doveva essere una cosa che si creava facendola, ecco tutto. Però ti dico, non sarei mai arrivato alla genialata di trasformare tutto in una finzione, e portare la finzione così profondamente dentro la realtà. Anche la scena, un camion, io non vedevo l'ora di filmare un camion di maiali, ti giuro, ma la cosa che hai fatto è una cosa bellissima, e vado via super pacificato finalmente. Ti ringrazio. Ma io però dico che tu devi farlo il tuo film sui camionisti. È un altro film, è del tuo film, ed è la tua ricerca, e ha un valore anche il tuo film, indipendentemente se vince o non vince una statua Kitsch. No, ma lo so, no, in realtà, no, guarda che, in realtà, no, io mi rifiuto di essere sedotto da le palmette, i premi e il risultato del botteghino, perché se tutto, perché allora accettiamo, allora anch'io sono, cioè allora anch'io devo diventare branco e mi metto a fare che cozzalone per averlo più, avere il camion più lungo, no? Nel senso che non è che perché il film ha vinto Roma allora è legittimato ad essere un film riconosciuto, eccetera. Quindi, anzi, io ti
ti esorto invece a continuare, a non mollare, perché io ho fatto un film su un camionista e tu non... No, io davvero spero di non essere, io sto facendo altre cose, sono un po' scherzoso, quindi è una cosa che ti volevo davvero ringraziare, perché hai fatto un film bellissimo, cioè, hai fatto una cosa bellissima, quindi mi sono posto tanti di quei problemi su anche tecnici, anche di soluzioni, quindi l'ho proprio gustato, e poi questo rovesciamento è stato incredibile. Anche le cose che dici sono molto belle, sul valore del documentario, dell'essere liberi, tanto proprio per chiudere il cerchio, poi qua a Pisa è stato invitato dall'università, principalmente dalla Sandra Liski, un regista che si chiama Jem Cohen e che ha fatto un film su Pisa che ho avuto la fortuna di fargli da assistente alla fine degli anni 90, ed è una persona che diceva che amava citare, ha fatto un film molto di osservazione, molto puntuale da questo punto di vista, era implacabile sul fatto dell'essere liberi e dell'operare le proprie scelte. Bellissimo quando dici come se non potessi scegliere il nome per mio figlio, no? Non avere la libertà di un taglio, la libertà di scelta. E anche Cohen, appunto, lui amava citare Cassavetes, che diceva che non era mai stato un elicottero che esplodeva, quindi non riusciva a girare una cosa del genere. E quindi sto leggendo adesso la biografia. E anche lui, insomma, in giovinezza, diciamo, mi ha fatto sentire che il documentario è good, come diceva lui. Grazie ancora. Io lo credo anch'io che il documentario sia good, ma credo che sia ancora più good la storia. E allora, se uno segue la storia e si domanda come raccontarla al meglio, che sia documentario, finzione, animazione, non ha importanza. L'importante è che cosa ha bisogno quella storia per essere raccontata nel modo migliore. E per me questa volta in Tir era così. In fondo non rischiavo nulla, perché io avevo bisogno di quell'intimità lì. Allora l'avrei magari raggiunta anche con una persona reale. Però mi sono domandato perché questa persona reale doveva accettare di essere raccontata così nell'intimità. E la risposta non erano tante. Una era per edonismo, ed era il tipo di genere di persone che volevano che ci un film su di loro, e non mi piacevano neanche uno, perché erano tutti questi. Appunto, io ho il camion più bello, più lungo. L'altra era una questione economica, e io non potevo offrire 100.000 euro, e poi non c'era quello che no. Insomma, non li ho presi io. E quindi... il terzo era perché io l'avrei riuscito a convincere, o imbrogliandolo in qualche modo, a promettergli chissà che cosa, no? E allora, di fronte a questa cosa qui, ho capito che non era il modo giusto per raccontare questa dimensione, questa storia, e quindi ho seguito questa idea della ricreazione. Quando a Branco ho spiegato che non potevamo perdere il contatto proprio con la realtà, ti giuro che non l'ho pensato prima, non l'ho letto da nessuna parte, ma non per darmi il merito, ma quando sono arrivato lì da lui e lui mi ha detto: ma tu mi stai chiedendo di fare un documentario su di me che faccio il camionista? Cioè, lì ho cominciato a capire anch'io che cosa stavo cercando. E il giorno dopo sono andato all'azienda e gli ho detto: guardate, secondo me dobbiamo fare così, che prendo un attore, fa la patente e lo sumete e dentro questo. E sai cosa mi ha risposto questo? Perché poi uno dice fantasia, no? Questo mi ha detto: guarda, è uscita da una settimana la Guardia di Finanza qua dentro e mi ha accusato di 24 milioni di evasione fiscale. Tu cosa mi chiedi? Un camion con uno che sa guidare per fare il tuo film?
prenditi sto camion, non prendi le palle a me, capito? Basta che sappia guidare, e viene qua io gli faccio, cioè vedo se sa guidare, vedo subito. E io gli dico, non potevo più scappare a me stesso, non so come dirti. Cioè quella cosa lì era, cioè era così, e quindi ho detto, andiamo. Capisci cosa intendo? Perché io seguivo la storia, seguivo il poter raccontare lì dentro un uomo. E ero convinto che lì dentro c'era qualcosa di importante per me. E se lo era per me, visto che sono una persona normale come tutti gli altri, poteva diventare importante anche per altri. Quindi il documentario... Ma... Sì, ma è vero che anche con 50 persone intorno, in un set... Ah sì sì, no, su quello sì sì sì. Sì sì. No, no, il rapporto della troupe e della realtà, indubbiamente. Indubbiamente. Però dipende sempre cosa vuoi raccontare, perché... Perché... Cioè, non so, i film di Sorrentino vanno fatti così, non so come dire. Cioè, se tu vuoi farmi fare il giro della camera in quel modo lì, perché devi raccontare quella storia così, cioè, devi fare, hai bisogno di 50 persone che ti seguono quella cosa lì, non so come dire. Io non avevo bisogno di quella cosa lì per raccontare ciò che volevo raccontare. Mi bastava un obiettivo. Poi è stata scelta quella camera perché il colore si diceva la 5D, mi pare un po' pericoloso. Facciamo tutto un film davanti a una finestra, quella finestra può arrivare il sole, può cambiare continuamente le questioni di luce, per cui almeno mi ha detto aiutami e mettiamo una camera un po' più... Il mio precedente film l'ho fatto in pellicola, io l'ho girato in pellicola perché amo la pellicola, però dentro la cabina da solo con la pellicola stavo o io e la camera o Branco e come dire... quindi no, anche quello voglio dire... C'è un film che ho in testa che lo voglio fare col cellulare. Perché? Perché un mio viaggio nel mondo, dentro gli aeroporti, eccetera, non è che... Certo, mi piacerebbe anche il 70 mm, ma perché? Che storia sto raccontando, no? Allora, su quello io continuo sempre a interrogarmi. E quindi il documentario per me è uno strumento. Non è una scelta, a priori. Con questo film ho scoperto questa cosa, mentre prima ero un purista documentario, documentarista. Va bene? Allora, auguriamo di buon viaggio e grazie a tutti. Sì.